Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo su una proposta di modifica dell'assetto del mercato elettrico dell'Unione. L'intesa consentirà di avviare i negoziati con il Parlamento europeo per la riforma definitiva. La proposta mira a ridurre la dipendenza dei prezzi dell'energia elettrica dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi di prezzo e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Il pacchetto di norme fa parte di una riforma più ampia dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione Europea, che comprende anche un regolamento per migliorare la protezione dalla manipolazione del mercato mediante il rafforzamento del monitoraggio e della trasparenza. In base all'intesa raggiunta nel Consiglio, gli Stati membri agevoleranno il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda e accordi di compravendita di energia elettrica. 28 start-up innovative a confronto con le aziende associate a Utilitalia, la Federazione delle Imprese Idriche Ambientali Energetiche, per verificare come le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato possano rispondere alle esigenze delle utilities sui territori e contribuire a elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L'appuntamento con l'Innovation Day di Utilitalia, andato in scena nella cornice del Palazzo dei Giureconsulti di Milano, ha rappresentato l'ultimo e principale atto del progetto Utilitalia Innovation, che nei mesi scorsi ha fatto tappa a Firenze, Verona e Bari con tre eventi incentrati sulle migliori pratiche già messe in campo dalle utilities. Filippo Brandolini, presidente Utilitalia. Le utility associate ad Utilitalia svolgono e svolgeranno un ruolo strategico e fondamentale nella transizione ecologica, intesa sia come transizione energetica, sia come transizione verso l'economia circolare, ma anche come transizione digitale. Per cui l'innovazione risulta fondamentale per affrontare queste sfide. Le utility hanno storicamente, tradizionalmente, un portato di innovazione svolto all'interno con propri ricercatori, con proprie strutture, ma è fondamentale anche il rapporto con soggetti esterni come possono essere le start-up, così come quelle che oggi incontriamo qui a Milano, che occupandosi di acqua, di rifiuti, di energia possono offrire soluzioni, opportunità alternative proprio all'insieme dell'innovazione per affrontare queste sfide che sicuramente muoveranno innanzitutto dalla rivoluzione dell'innovazione digitale. Giovanni Comboni, vicepresidente di A2A, spiega i benefici di queste start-up innovative. Dal 2020 abbiamo potenziato molto l'attenzione a questo mondo, abbiamo analizzato più di 600 start-up, 50 progetti messi a terra, dove c'è tantissimo da fare e dove il digitale può effettivamente migliorare significativamente la qualità dei servizi. Un dato che mi piace ricordare è che stimiamo che l'indotto generato da questo matching con le start-up che abbiamo attivato abbia prodotto 300 posti di lavoro. Le multi-utility hanno anche una funzione sociale molto rilevante, come sottolinea Massimo Sertori, assessore enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia. Temi come quello del sistema idrico integrato dell'acqua, come quello dell'ambiente, sono temi di assoluta attualità, così come quello dell'energia. Quindi le multi-utility hanno una funzione, diciamo, anche sociale veramente molto rilevante, per cui Regione Lombardia è molto attenta a questo. Pensiamo solo al sistema idrico integrato delle acque, che ha avuto un cambiamento molto importante ormai 20 anni fa, perché la legge di riferimento è la 26 del 2003 e da allora sono cambiate molte cose, sono stati fatti molti investimenti sui sistemi di depurazione, di fognatura e anche di acquedotto, ma c'è ancora molta strada da fare e certamente il mondo delle multi-utility ha un ruolo di assoluto protagonismo, per cui siamo assolutamente molto attenti e lieti di essere qui oggi in questa giornata nel confrontarci. Dopo oltre un secolo di storia, il gruppo Cimbali diventa Cimbali Group, una nuova ragione sociale che esprime l'identità di un'azienda evoluta nel tempo, con un impegno costante per l'innovazione di prodotto e di servizio e per la sostenibilità sia ambientale che sociale. Le novità del gruppo e del brand sono state presentate a Host 2023 a Fiera Milano Rho. Marta Cocosar, Group Communication e Sustainability Director.
Abbiamo sentito che era arrivato il momento per dotarci proprio di un corporate brand, cioè di un brand che potesse sostenere i nostri 5 brand commerciali, la Cimbali, Slayer, Keber, Faema e Casadio, e anche i nostri brand culturali che sono il nostro museo, ricordo Mumac, il nostro museo d'impresa, e poi certamente la nostra Mumac Academy, che è un nostro fiore all'occhiello. In tutto questo abbiamo voluto dotarci di un brand che potesse anche aiutarci nella cultura di sostenibilità che stiamo promuovendo ormai in maniera sempre più determinata e consistente da almeno gli ultimi 2 anni. Il focus non è più solo la macchina per il caffè espresso, ma anche e soprattutto i servizi a valore aggiunto, con un'offerta sempre più diversificata e specifica. Enrico Bracesco, Group Managing Director. Geograficamente ci sono dei mercati in cui una categoria prevale, altre geografie in cui c'è un grandissimo potenziale per un'altra. Questa nostra strategia, diciamo, arriva all'evoluzione dopo un lungo percorso di più di 4 anni che porta oggi ad avere una piattaforma che virtualmente copre tutte le esigenze. La nuova era di Cimbali Group è anche nel segno dell'innovazione. Nel 2023, oltre il 5% del fatturato del gruppo è investito in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Maurizio Tursini, Chief Technology and Innovation Officer. Passiamo da soluzioni digitali come Art & Coffee, che è una piattaforma digitale che consente di fare delle analitiche con i dati raccolti dalle nostre macchine, alla Cup4U, che è un'app che è presente su tutti gli store, attraverso la quale possiamo controllare l'erogazione della macchina direttamente dall'app. Oppure, sempre con la stessa app, possiamo fornire dei crediti ai nostri clienti in modo che i clienti possano utilizzare, con un credito già precaricato sull'app, possono erogare a piacimento la bevanda dalle macchine. Secondo i dati del MEF rielaborati dall'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, nel 2020 il totale dei redditi prodotti è stato di 865 miliardi circa, con una IRPEF versata di 164,36 miliardi di euro. Guardando i numeri dell'ultimo osservatorio del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, sempre sui redditi dichiarati nel 2021, emerge che metà degli italiani non versa l'IRPEF. Guardando alla ripartizione geografica, nel 2020 il 57,10% dell'IRPEF è stata versata al nord, il 21,95% al centro e il 20,94% al sud. Pesa l'evasione fiscale dal momento che l'IRPEF è l'imposta maggiormente evasa.